devi andare dalle altre parti. Cucino Pasio. Dai, dai, accendilo. Cucino lì. Buongiorno a tutti. Accendilo prima. Lì. Ce l'hai sulla. Benvenuti al voto strano comunale di Sarniama, io sono Buconio, dove oggi si discuterà l'incontro del campionato femminile nazionale di San Luigi, per ricordare le formazioni del Castel Vecchio e del Virtus Padova. Andiamo a conoscere le atlete che stanno crescendo in campo e per l'industria 19 il danno del Giustia. Dai, dai, apriamoci qui, brava, 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 brava. Brave. Tira Silvia, tira. Brava. Tira, tocca. Gol. Bravo!
Siamo col mister del Virtus Padova, cosa ci può dire sulla partita di oggi? Ma noi siamo partiti già in una condizione che non era quella che volevamo, perché purtroppo abbiamo molti infortuni e qui oggi abbiamo pagato insomma questo. In realtà la squadra che abbiamo visto oggi del Castelvecchio è sicuramente migliore di quella che abbiamo visto l'andata, e rispetto a questa partita noi non possiamo dire assolutamente nulla, perché non abbiamo mai avuto modo di giocare. Quindi sicuramente la supremazia del Castelvecchio c'è stata, e da parte nostra purtroppo rammarico sempre di dover presentarci nel campo nella maniera non dovuta, in quanto non siamo mai al completo. Hai aperto le marcature oggi? Sì, sono molto contenta, sono state molto brave le mie compagne a fare in modo che la palla mi arrivasse perfetta nei piedi. E quindi l'hai insaccata? Esatto, tapin. Bravo. Tu invece hai chiuso le marcature? Sì, diciamo che anche oggi è stato un po' sofferto questo gol, perché ha fatto sempre un po' fatica, però è sempre una grande emozione, soprattutto in una serie superiore, che per me è la prima volta e quindi sono molto contenta. Ok, grazie. Ciao mister. Ciao a tutti. Anche oggi abbiamo portato a casa i nostri 3 punti, cosa mi dici? Che sono stati 3 punti meritati e finalmente abbiamo fatto una partita completa dal punto di vista del gioco, dell'organizzazione, delle belle azioni, dei gol, non subendone, e quindi sono molto contento. Avevo un po' timore perché all'andata è stata una squadra che ci ha messo in difficoltà con il loro pressing e con la loro aggressività, invece oggi è andato tutto bene. Merito delle ragazze che hanno sbloccato subito la partita, però l'abbiamo sbloccata perché l'abbiamo affrontata con una concentrazione e una serenità diversa. Poi i gol risolvono tutto, però bisogna sempre farli, e direi che finalmente ho visto una squadra distesa, serena, che è stata padrona del campo per tutti i 90 minuti in tutte le zone e ha controllato la partita col possesso palla, con tantissimi fraseggi, con passaggi corti, con idee, con bei gol. Speriamo di continuare bene, perché le ragazze hanno la potenzialità e la forza per farlo. Grazie. Grazie a voi.